Io sono Anna Venere e oggi facciamo un sacco di abbinamenti. Sono una consulente d'immagine un po' particolare, insegno le donne a vestirsi in base alla loro forma del corpo, sì, ma le aiuto anche con l'autostima e a capire che se non ci piacciamo, se c'è qualcosa di noi che non funziona, se le vediamo con i vestiti, molto spesso non è colpa nostra, ma è più che altro colpa di un sistema che ci vuole insoddisfatte, così compriamo di più e senza un criterio. Oggi vediamo come abbinare un cappottino super bon ton in modo un po' più grintoso. Questo è un cappotto che adoro, è di Max Co, l'ho comprato tantissimi anni fa, me l'ha regalato mia madre e è bellissimo, è bellissimo. Dietro è così, con tutta questa cosa che si arriccia, è stupendo, è un capo meraviglioso che comunque continuo ad amare indossare, bello caldo, in lana e di alta qualità. E ha qualche pallino che dovremmo togliere, togliamolo nel mentre che ne parliamo, ma è un po' troppo bon ton per me adesso. Il mio stile 10 anni fa era molto più bon ton, adesso no, non mi ci vedo per niente e quindi ho voglia di usarlo, di abbinarlo. Non è proprio il colore ideale per me, ma può essere abbinato a tanti colori migliori e vorrei renderlo un po' meno formale, lezioso, iperfemminile, rigido. Per farlo ci sono varie opzioni, ma ne ho scelte due. La prima opzione è renderlo più grintoso, la seconda opzione è renderlo più sportivo. Per renderlo più grintoso sceglierò pantaloni neri pieni di peli di Harlock, poi vedrete anche Harlock, e maglione nero con l'otto, pieno di peli di Harlock anche lui. Manutenzione, facciamo poi un video sulla manutenzione dei capi, cosa che ovviamente faccio, ma ne ho talmente tanti che ogni tanto non ci si riesce a stare dietro. I vicini di sopra bussano. L'altra opzione invece è andare sullo sportivo, quindi con felpa, più felpa. Questa è leggera, ma ovviamente sarebbe meglio una felpa felpata. Io vi consiglio girocollo perché comunque è un po' leziosetto, non è male con la felpa col cappuccio, mi piace anche, ma la mia felpa col cappuccio è un po' over per starci sotto, quindi bianca, quindi molto soft, jeans chiaro e sneakers, e quindi vediamoli tutti. Non sono proprio abituata ad essere vestita tutta di nero, anche se non mi dispiace, ogni tanto ha un senso, ogni tanto. Gli stivali sono camperos, quindi sono texani e quindi sono dando un po' più di grinta. Ho messo appunto un po' di collanine, mettiamo il cappotto e vediamo se l'effetto bon ton è un po' smorzato. Un pochino sì. Sì, il cappotto è bellissimo, vedete come si ha queste due parti così, stupendo. Un pochino sì, il problema è appunto, lo chiudi, non lo chiudi qua, però un effetto un po' smorzante ce l'ha. Guardo sempre là perché ho lo specchio, mentre visto che sono miope con le lenti nel micro della telecamera mi vedo. Devo dire che mi piace molto, è grintoso, ci uscirei, sì, ci uscirei, è un outfit che mi devo ricordare, perché poi faccio questi video facendo le prove e mi dimentico di usarli, questi outfit veramente, dovrei riguardare i miei video. Voi ci scherzate, ma sul blog ci sono più di 1000 articoli, ogni tanto mi pongo delle domande e dico, ma ne avevo già parlato sul blog, andiamo a leggere cosa diceva Anna Venere sul blog 10 anni fa. Bene, questo mi piace. Proviamo invece lo sportivo. Questo è un look che mi piace molto, super sportivo, che pensavo non avrei messo in inverno, invece metto ancora tantissimo. Mi piace tantissimo, vediamo come funziona con il cappotto elegante. Elegante e bon ton. Bon ton e sportivo. Un po' difficile, eh?
l'unica cosa che mi dispiace è che ci sia il colletto nero, perché col colletto nero, nient'altro di nero, a parte i miei capelli, capelli che non ce la fanno più con tutti questi cambi outfit e stanno andando ovunque, non è male, non è male. Mettiamoci la borsa celeste, così riprende i pantaloni. La borsa è un po' più montone, quindi tira un po' su. È un po' quell'idea di sporty chic che... Eh? Cosa ne dite? Non mi dispiace affatto. Non mi dispiace affatto. Bene. Questo sicuramente lo proverei. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, ma soprattutto andate a iscrivervi alla newsletter dove potete scaricare la guida gratuita per essere felice dei vostri vestiti. Si chiama Operazione Armadio. Bene, io spero che questo vi sia piaciuto come outfit. A me piace un sacco. Di solito questo insieme lo metto con il cappotto blu. Lo metterò molto più di più con questo cappotto. Sciarpa bianca, ovviamente, o celeste. E via. Pronti. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato l'idea di come bilanciare capi diversi, di come si può cambiare anche lo stile di un capo e l'atmosfera dell'outfit facendo abbinamenti. E noi ci vediamo venerdì.